in collaborazione con... Non solo la prima squadra di Nazarena Grilli in lotta per lo scudetto, tant'è che per il momento almeno il Brescia Calcio Femminile in Serie A è al comando del campionato. La società ambiziosa del presidente Cesari vuole confermarsi anche a livello di formazione primavera. Undicesimo trofeo Città di Arco per quanto riguarda il calcio primavera femminile. Il Brescia vuole bissare il successo della scorsa edizione, dove dopo una maratona ai calci di rigore era stata battuta nella finalissima la rappresentativa nazionale Under 16. Quest'oggi per le ragazze di Saimir Keci, squalificato in panchina, ci sono Rinaldo Caio e il capo ufficio stampa Fabio Cimmino. Quest'oggi, dicevo, c'è una formazione molto forte di fronte, il Firenze prima donna calcio femminile in completo viola, che darà il calcio d'inizio di questa finalissima diretta da Franco Bazzani della sezione di Arco Riva con i collaboratori Guido Toniatti e Marco Bonora, entrambi anch'essi di Arco Riva. Via questa finalissima Brescia, che non solo ha di fronte una formazione molto quotata che ha eliminato nettamente in semifinale le marchigiane della Jesina col punteggio di 3-0, ma deve far fronte anche a diverse assenze, tutte molto molto pesanti, assenze assortite in pratica in tutti i reparti. Guerrini, che è in panchina perché non al meglio in condizione, c'è Loseto col numero 10 in campo, ma anche lei è in un certo senso a mezzo servizio. Mele, la giocatrice che aveva dato il pareggio, che poi ha portato ai rigori il suo Brescia contro il Torino nella semifinale, ha un impegno scolastico e si sa, a questa età, in questa categoria la scuola viene prima di tutto e quindi non è presente, e Veronique Braida, non dimentichiamocelo, la fuoriclasse bresciana che è impegnata con la nazionale, per cui anche lei non è disponibile. Le formazioni: il Firenze prima donna con Valgimigli, Esperti Corsiani, Tecci, Valgimigli, Ginevra, Carolina Cosi, Matilde Cosi, Cinotti, Mascilli, Borghesi e Fusini. A disposizione dell'allenatrice Silvia Pratesi ci sono Falorni, Briccolani, Bonaiuti, Aterini, Nocchi, Pompiglioni e Razzolini. Intanto primo fischio del direttore di gara Franco Bazzani di Arcoriva per un fallo commesso ai danni di Matilde Cosi. Il Brescia risponde con Picco tra i pali, difesa con Lonati, Azzimonti, Gasparotti e Zanetti, Gobbi, Pezzotta, Loseto e Tosi a centrocampo, coppia d'attacco formata da Maffi e Mara Assoni. A disposizione dei tecnici Rinaldo Caio e Fabio Cimmino, seguiamo intanto però questa punizione per il Firenze. C'è occhio al controllo, prova il tiro in girata Ilaria Borghesi, pallone fuori. Vediamo quindi la panchina a disposizione di Rinaldo Caio e Fabio Cimmino, Valeria Madaschi, portiere di riserva, poi Massussi, Paganotti, Zonaro, Barbi, Pievani e appunto Silvia Guerrini. Occhio adesso alla punizione con Loseto. Nella tagliato dentro, occhio al controllo, provato da Maffi, alla fine in chiusura Valgimigli. Buono il pallone all'indietro per Pezzotta, occhio al capitano Pezzotta, il numero di Maffi, si libera al limite, cerca il tiro, ciabatta un po' con l'esterno, applaude comunque Saimir Keci in tribuna l'iniziativa della sua giocatrice. Firenze in avanti, la pizzicata, attenzione alla corsa, forse il vento prolunga un po', c'è l'incertezza di Deborah Picco e il vantaggio del Firenze con Martina Fusini. Troppo lungo il pallone per lei, c'è voluta una presa poco stabile di Deborah Picco, vantaggio del Firenze, nono minuto di gioco. Servizio è buono per Assoni, che è in posizione regolare, deve puntare Esperti, cerca di andarsene con un bel numero, attenzione Assoni, interno dell'area di rigore, tocco all'indietro, il tiro ciccato, ancora Brescia in avanti, c'è la chiusura in qualche modo di Alice Valgimigli. Sale come sempre la difesa del Firenze, forse fuori gioco di Zanetti, stavolta non segnalato, se ne va Zanetti, straripante sulla destra, ha un po' di spazio, parte il cross, buono, occhio ad Assoni, cerca il destro, il tiro e gol! 38esimo, la girata di Mara Assoni, gol meraviglioso ed è l'1-1 per il Brescia.
gruppo in area di rigore. Buona la battuta di Teci, palla per Fusini che controlla, limita il sinistro, pallone fuori, non di molto, pericolo per il Brescia. Sarà il Brescia a dare il calcio d'inizio di questa ripresa finalissima dell'undicesima edizione del trofeo Città di Arco per quanto riguarda la categoria primavera femminile. All'intervallo si è andata in riposo sull'1-1, via in questo momento la ripresa agli ordini di Franco Bazzani della sezione di Arco Rive, degli assistenti Toniati e Bonora. Combatte il Brescia molto bene, c'è il brutto intervento su Tosi, però si continua. Assoni riesce ad andarsene. Assoni, attenzione, dentro l'area di rigore, cerca un tiro di destro, il pallone alto, peccato. Lotta Loseto, va in mezzo a tre maglie viola che gli rubano la palla. Teci verticalizza bene, attenzione a Razzolini, Razzolini il corridoio, Razzolini rischia tantissimo, Zanetti che però non tocca la numero 18. Borghesi, pallone lanciato dentro, attenzione, c'è il buco con Aterini che sbaglia un gol già fatto, il rimpallo e palla in rete. Il gol più clamoroso e involontario dà il vantaggio al Firenze a 8 dal 90esimo, ha segnato Razzolini. Di testa ci arriva bene il Brescia, attenzione a Loseto, buono l'esterno, la palla è buona, Assoni, Assoni davanti al portiere, la palla frenata da una zolla, incredibile, sciupa il 2-2 il Brescia. Arriverà probabilmente qui tra pochissimi istanti il fischio finale dell'arbitro. Recupera ancora la palla Borghesi, Azzimonti, occhiata al cronometro del direttore di gara che forse lascia giocare ancora 10 secondi. Bisogna provare a buttarla dentro l'ultima volta, non c'è però la possibilità di farlo. E arriva la vittoria del Firenze prima donna in questo undicesimo torneo Città di Arco Beppe Viola per quanto riguarda la categoria primavera femminile. Le reti di Fusini per le Gigliate al nono del primo tempo, il pareggio sempre nel primo tempo al 38esimo con una bellissima girata di Mara Assoni, e quando ormai il prolungamento della gara sembrava cosa fatta è arrivato un rimpallo fortuito a dir poco che ha permesso alla neo entrata Razzolini a 7 dal 90esimo di dare la vittoria in questo prestigioso torneo al Firenze prima donna. Applausi per il Brescia femminile comunque che dopo la vittoria dell'anno scorso è arrivata in finale a 7 minuti dal prolungamento della partita e tutto sommato avrebbe meritato. Bisogna dire però che le assenze pesanti hanno fatto probabilmente la differenza. Applausi comunque a questo Brescia che ora si dovrà rituffare in campionato alla conquista dello scudetto primavera.